Io rubo solo 5 minuti, non di più. Mi dicono che l'elezione del nuovo coordinatore nazionale lombardo è sul filo del rasoio, perché il candidato unico Simone Parigi ha parecchi concorrenti, quindi hanno preparato le schede per votare, però se vogliamo evitare di fare le italianate e risparmiare tempo, secondo me io lascio all'applauso della sala la scelta del nuovo coordinatore nazionale. E se la sala è d'accordo con più calore, altrimenti Simone si rifiuta, se la sala è d'accordo con più calore, vieni qua Simone. Abbiamo scelto il nuovo coordinatore nazionale dei giovani della Lombardia, in bocca al lupo e sono cazzi tuoi dall'inizio alla fine. Grazie. Grazie. Tre ragionamenti e poi lascerò, a quanto ho capito, la presidenza dell'Assemblea a Riccardo Molinari per passare da un discorso lombardo a un discorso... Beh, adesso non è che chiunque venga citato ha diritto all'applauso, adesso se lo deve anche meritare dicendo qualcosa di intelligente. Tre ragionamenti. Uno, io ero coordinatore, non c'erano i giovani padani, del movimento giovanile della Lega Nord di Milano nel 1998. Questo mi fa dire che sono vecchio. Nel 98 qualcuno di voi probabilmente stava nascendo. A Milano partimmo in tre, non eravamo in tanti, ce n'era uno del liceo Berché, uno del liceo Parini e il sottoscritto del liceo Manzoni. Un tratto contraddistinguente ai tre è che nessuno dei tre si è laureato, grazie alla Lega probabilmente, e quindi punteremo tutto sulla laurea honoris causa quando avremo liberato la nostra terra, però non penso che sia il pezzo di carta a far la differenza, quindi mi spiace per mia mamma che ci teneva, però non si può avere tutto dalla vita. Quindi il fatto che partimmo in tre significa che il numero non deve spaventare. I giovani padani oggi devono dare una scarica di adrenalina e di energia alla Lega Nord, avete una responsabilità in più. Abbiamo, mi ci metto abusivamente, nonostante i 40 anni, abbiamo una responsabilità in più. Se a livello più alto, se a livello di segreteria provinciale, se a livello di sindaci, se a livello di segreteria nazionale, qualcuno litiga, i giovani padani non devono accodarsi, schierarsi con Tizio, schierarsi con Caio, i giovani padani fanno la rivoluzione. Non vanno dietro alle beghe da pollaio e magari possono insegnare a qualcuno con qualche anno in più sulle spalle che se litighi hai perso, anche perché quei cialtroni dei giornalisti, che secondo me abbiamo trattato fin troppo bene fino ad oggi, escluso i presenti che sono la creme della creme ovviamente, escluso i presenti che ci tratteranno molto bene, però sono dei servi. A chi risponde il Corriere della Sera? Sky, Mediaset, la Rai, la Repubblica, il giornale, sono pagati per scrivere cazzate e quindi oggi li facciamo entrare perché domenica è giugno e i giovani padani sono persone educate. Secondo me potremmo anche lasciarli fuori dalla porta dalla prossima volta in avanti, perché tanto per scrivere quello che scrivono sulla Lega non ci servono. C'è la rete a disposizione, l'informazione ce la facciamo noi. Voi scrivete sui vostri giornali, mandate sul TG3 le porcherie che volete mandare in onda sul TG3, l'informazione ce la facciamo da soli. La Lega è nata così, contro i giornalisti, probabilmente ci siamo illusi del fatto che il Nord avesse qualcuno che volesse raccontarlo. La Lega ha solo qualcuno che vuole sputtanarla, quindi non abbiamo bisogno di questa gente. Oggi buon lavoro, da domani però cambia la musica. Tre ragionamenti. Uno, secondo me alla fine ce la facciamo. In 1000 persone hanno fatto l'Italia, 1000 persone che sono qua dentro, questa porcheria possono disfarla, ma soprattutto ormai il problema secondo me non è più tanto, non è più solo Roma, io passerei da Roma ladrona a Roma cialtrona, fino a qualche anno fa rubavano, adesso sono quattro barboni,
sono quattro peracottari. Adesso i ladri veri, i dittatori veri, il pericolo vero non è più a sud. Il pericolo vero è in giacca e cravatta, controlla le banche, controlla la finanza, dirige le multinazionali, si trova ogni tanto in qualche amena località in 50 a decidere chi vive e chi muore, dove si produce e dove si chiude, chi campa e chi crepa. Il nuovo mostro è a Bruxelles, il quarto Reich è a Bruxelles, i nuovi maiali sono a Bruxelles, quindi a Roma si spartiscono quattro noccioline, il pericolo è quella roba lì. I nuovi nazisti non hanno la svastica, non hanno i baffetti, non hanno i carri armati, non hanno la bomba atomica, ma hanno qualcosa di molto più pericoloso della bomba atomica. Ci tolgono il futuro, ci tolgono le radici, ci tolgono l'identità e ci tolgono il lavoro. Quando non sei più una persona, quando non sei più un essere umano, ma sei un consumatore, sei un numero, quando sei un precario, da 5 euro al giorno con la cooperativa, hai finito di esistere, sei ricattabile, ti comprano con 800 euro al mese interinali perché altrimenti non ce la fai a pagare il mutuo. Noi dobbiamo decidere di non voler sopravvivere, o viviamo oppure chiudiamola. Non penso che chi è qua dentro oggi, invece di essere al mare, al lago, in campagna, sia qua per tirare a campare. Siamo qua, penso, siete qua, penso, per provare a far la battaglia finale, che o vinci o perdi. Non penso ci sia nessuno qua dentro che ha voglia di sopravvivere. O viviamo da uomini e da donne, oppure ci giochiamo il tutto per tutto. È difficile? Sì. Walt Disney diceva che se puoi sognare una cosa, quella cosa puoi farla. Io vi invito come giovani padani a non perdervi dietro i dibattiti nelle sezioni, nei consigli comunali, sulla riforma della legge elettorale, sullo scorporo, sulla RAVA, sulla FAVA, sull'addizionale IRPEF, sulle alleanze, sulle coalizioni. Qua c'è gente che deve sfondare il muro a testate. Magari ti fai male, però magari lo sfondi. Quindi A, non perdere la voglia di sognare, di ragionare in grande. Nei momenti di crisi la storia insegna che chi ragiona in maniera lineare, da ingegnere, da ragioniere, con tutto il rispetto per gli ingegneri e i ragionieri, non va lontano, non fa la storia. Un po' di follia, un po' di imprevedibilità, un po' di incoscienza, o ce l'avete voi o non ce l'ha nessuno in Lega. Quindi fuori le palle, fuori un po' di incoscienza, ragioniamo in maniera obliqua, non andiamo dritti. Se andiamo dritti ci spatasciamo contro il muro. Ragioniamo in maniera strana. Prima il Gegio ha citato la frase di un rivoluzionario, non vi ha detto che era Ernesto Che Guevara, perché le rivoluzioni non hanno colore politico, le rivoluzioni possono essere fatte da destra o da sinistra. Io mi sono letto un libro nuovo e mi sono riletto un libro che avevo letto, e ve li consiglio entrambi, perché entrambi hanno un tratto contraddistintivo. Sono entrambe storie di due giovani che a 27 anni sono morti. Toccatevi. Però su fronti diversi, non so, alzi la mano chi ha 27 anni qua dentro. Ecco, Crippa, tu sei il nostro, sei estratto a sorte per essere il prosecutore di questa tradizione libertaria. Non toccarti, che c'è una signorina di fianco che non è elegante. Però erano... No, cos'è? Non merita l'applauso. La signorina merita l'applauso. L'applauso alla signorina, allora. Due giovani molto diversi. Uno è morto nel 1981 e uno è morto nel gennaio di quest'anno. Quello del 1981 è morto in galera nel Regno Unito e si chiamava Bobby Sands. E ha scritto Un giorno della mia vita. Ecco. Tra le altre cose, siccome la politica è cuore, la politica sono simboli, io leggevo, per curiosità sono andato a leggermi le città italiane che hanno intitolato una via a Bobby Sands, a questo patriota della libertà, e mi sono girate le palle perché una delle poche città che ha intitolato una via a Bobby Sands è Firenze, con Fonzi Renzi. Quindi io mi auguro
che i consiglieri comunali qua presenti lunedì depositano ciascuno nel suo comune una richiesta di intitolazione di una via e di una piazza a Bobby Sands. Ricominciamo a sognare, ricominciamo a volare alto, ricominciamo ad andare oltre quelli che sono gli equilibri, le democristianate. Non abbiamo bisogno di democristiani. Se qualcuno fa la tessera dei giovani padani chiedendo quale consiglio d'amministrazione c'è a disposizione, buttatelo fuori a calci in culo. Non ci servono i consigli di amministrazione. A 20 anni si fa la guerra, non si va in consiglio d'amministrazione. Ebbene, questo 27enne, questo crippa di qualche anno fa, è morto dopo 66 giorni di sciopero della fame. E io penso che morire dopo 66 giorni di sciopero della fame sia una roba atroce, che non possiamo pensare. Però l'ha fatto perché ci credeva. E dopo di lui ne sono morti altri 9. E una delle sue ultime lettere ai suoi parenti, che ovviamente, compresa sua madre, non erano particolarmente entusiasti di sacrificare un figlio sull'altare della libertà. Non so quante mamme e quanti papà siano entusiasti delle ore che sottraete allo studio, al lavoro, alla famiglia, agli amici, alla casa, però se c'è da fare una guerra, quella viene prima, se c'è una battaglia, quella viene prima, tutto il resto viene dopo, si rassegnino mamme e papà, che magari si fossero svegliati un po' prima non ci avrebbero lasciato in queste condizioni, con tutto il rispetto per le mamme e i papà all'ascolto. Beh, pochi giorni prima di morire, Bobby Sands, prima di crepar di fame, scriveva che se non riescono a distruggere il desiderio di libertà non possono stroncarti, anche se muori. Non mi stroncheranno perché il desiderio di libertà e la libertà del popolo irlandese sono nel mio cuore. E chiudeva con verrà il giorno, lo scriveva in gaelico, Tiocfai Darla, qualcosa di simile, spero che non si rivolti nella tomba, verrà il giorno in cui tutto il popolo irlandese avrà lo stesso mio desiderio di libertà. Ogni tanto anche voi, sono sicuro, vi domanderete durante le vostre giornate, durante le vostre presenze in sezione, se quello che state facendo ha un senso. Perché poi fra i vostri amici vedete disinteresse, vedete sciatteria, vedete menecrevismo, vedete rassegnazione. Vi assicuro che ha un senso. Ogni tanto nei miei 23 anni di militanza me lo sono chiesto anch'io, quando gli altri magari in questo weekend andavano al mare e noi invece siamo al Teatro Nuovo di Milano. Vi assicuro che dopo 23 anni rifarei tutto quello che ho fatto e mi auguro che anche voi vi diate la stessa risposta quando vi sorgerà spontanea la domanda: ma serve? Non ce la facciamo? La gente è cretina, se ne frega, c'è la televisione, c'è Facebook, serve. Vi assicuro che serve, perché l'esempio di Bobby Sands è servito e qualcosa di là è cambiato. Dopo, oggi avrebbe quasi 60 anni, ecco, è nato nello stesso mio giorno, il 9 marzo del 1954. Magari si segni il prossimo coordinatore nazionale, il prossimo coordinatore federale, il 9 marzo del 2014 Bobby Sands avrebbe compiuto 60 anni, quindi mettiamocela sull'agenda quella data e vediamo di ricordare in tutti i paesi della Lombardia e della Padania quello che è morto per scelta, ma che ha lasciato un seme che l'esercito di occupazione britannico non è più riuscito a sterminare. Oggi lui avrebbe 59 anni, mentre a gennaio si è suicidato un altro ragazzo di 27 anni, non in galera, a casa sua. Perché cosa aveva fatto questo matto? Si chiamava Aaron Swartz ed era un genio dell'informatica. Viveva nell'Illinois e si è impiccato milionario a casa sua a Brooklyn, a New York. Qual era l'enorme reato che l'ha portato a questo gesto estremo di suicidarsi nel bagno di casa nonostante un conto corrente milionario? Lui cosa voleva? Voleva la libertà. È quella parola che ricorre dall'Irlanda a quell'appartamento di Brooklyn. Voleva la libertà in rete. In questo caso lui riteneva che internet non dovesse essere controllato, che il sapere in rete non dovesse essere in mano alle multinazionali e a pagamento, che gli studi scientifici fossero a disposizione del ricco e del povero, anzi più del povero che non se lo può permettere che del ricco che può pagare qualche migliaio di euro per andare in una grande università. E quindi questo matto una notte si infilò nei computer dell'MIT di Boston e scaricò in rete per la pubblica piazza 4 milioni e mezzo di testi scientifici.
perché questa per lui era la rivoluzione, quella che era la rivoluzione della libertà per Bobby Sands nel carcere di Long Cache, per Aaron Swartz era il libero sapere in rete. Ovviamente che dà fastidio alle multinazionali, dà fastidio a quello che vogliono controllare le menti, il lavoro, il futuro. Ebbene, per aver messo in rete 4 milioni e mezzo di studi scientifici è cominciato un processo che lo poteva portare ad avere 50 anni di carcere, 50 anni di galera per la sua battaglia per la libertà di scienza e di conoscenza. Avrebbe dovuto cominciare il processo nell'aprile del 2013, qualche mese fa, non ce l'ha fatta, nonostante i milioni. Si è sacrificato però lasciando il suo testamento in rete, dicendo che i nemici della libertà di connettersi e di conoscere non sono scomparsi, ma se ciascuno fa qualcosa di suo, alla fine siamo piccoli ma li battiamo. Cosa c'entra l'uno con l'altro? C'entrano per il fatto che hanno combattuto per un ideale e hanno portato alle estreme conseguenze. E qua chiudo la mia riflessione, chiedendovi quanti di voi, quanti di noi, oggi, per gli ideali di cui abbiamo parlato, sarebbero pronti ad arrivare, non dico alle estreme conseguenze, non siamo qua a cercare kamikaze, però quanti di voi sono pronti a pagare una conseguenza della disobbedienza che saremo chiamati a fare? Domandiamocelo, uscendo da questa bellissima domenica che penso ogni altro movimento politico ci dovrebbe invidiare, perché dal PD al PDL e allo stesso Grillo una sala così se la sognano, quei quattro barboni moribondi, altro che la Lega che sta morendo, sono i partiti italiani che stanno morendo. Poi possono cambiare nome, il simbolo, l'inno, l'etichetta, la rava e la fava, non siamo noi ad essere malaticci. Noi abbiamo avuto un'influenza anche perché un po' ce la siamo andata a cercare, però vi chiedo cortesemente di non chiedere più scusa a nessuno, e comincerò io da lunedì in tutte le televisioni, orgoglio per il simbolo e la storia della Lega Nord, siamo gli unici per bene, siamo l'unica speranza, siamo le uniche persone serie, la vergogna lasciamola agli altri. Poi per carità, le liste civiche possono dare una mano, ma se qualcuno pensa di sostituire qualcosa alla Lega ha sbagliato a capire. C'è la Lega, tutto il resto è un contorno, per carità di Dio, importante, però è un contorno. La Lega è la Lega, tutto il resto viene dopo e viene dietro. Quindi vi chiedo, siamo pronti a disubbidire? Sì. Siamo pronti a pagare le conseguenze della disubbidienza? Forse, perché io penso che chiunque di fronte a un furto come questo, insomma il governo Letta Alfano penso sia un governo di cialtroni, non un governo, se la gioca con Monti, non so chi dei due sia peggio, però non ci deve interessare il governo Letta Alfano, guardiamo oltre. In Europa i popoli si stanno ribellando, in Catalogna, nei Paesi Baschi, in Scozia, nel Galles, in Grecia, forse quando tocchi il fondo ti rialzi, quindi vi chiedo di non perdervi dietro le beghe di qualcuno più adulto che in Lega passa il suo tempo a litigare. Chi litiga perde e fa perdere tempo. E questo vale per chiunque, comunque. Quindi parliamo di cose da fare. Parliamo di lavoro, parliamo di strade, parliamo di agricoltura, parliamo di montagna, parliamo di artigianato, parliamo di figli. Con una mente più aperta possibile, ieri mi ha intervistato il TG3 regionale perché c'era il Gay Pride a Milano e io ho detto che sono contento del fatto che ci sia stato il Gay Pride a Milano, perché Milano è una città accogliente, tollerante, che non discrimina nessuno. Discriminare per una scelta o per un orientamento sessuale è da imbecilli, e quindi ognuno nel suo privato fa quello che vuole e vive la sua vita privata come vuole. Certo, mettiamo dei paletti, ognuno vive il suo privato esattamente come vuole, il matrimonio e le adozioni dei figli sono un'altra cosa. Ma io conosco diverse persone omosessuali che votano Lega, che militano per la Lega, che non hanno come priorità né il matrimonio né tantomeno l'adozione dei figli, soffrono esattamente come me quella che è un'oppressione che passa da Roma e da Bruxelles. Quindi non dividiamoci sulle scelte di vita personali. Dal mio punto di vista la Lega deve unire, deve parlare un linguaggio che unisce, con alcuni
paletti ben saldi, ovviamente, con la coerenza che ci contraddistingue, però le scelte di vita personali, voi le scelte sessuali, alcuni temi come l'aborto, l'eutanasia, la fecondazione assistita, libertà di coscienza dal mio punto di vista, ognuno la pensi come vuole, non è su questo che dobbiamo fare le guerre, la guerra la facciamo sull'indipendenza della Padania, sul resto non perdiamoci, prima libero casa mia, poi a casa mia ognuno è libero di vivere la sua esperienza personale come vuole. Chiudo con la certezza che qua dentro c'è gente che è disposta, se serve, anche a farsi qualche giorno di galera. A me piacerebbe, non so se c'è ancora la Giulia o se c'è ancora mio figlio, spero che siano fuori, però a me piacerebbe, perché le rivoluzioni non sono mai a gratis. Noi per vent'anni siamo andati a Roma, giustamente. Non sono uno di quelli che, come per la volpe e l'uva, dice basta Roma, è stato giusto andare a Roma. Era doveroso provare a cambiare da lì. Se il sistema non funziona, come fai a provare a cambiarlo? Da dentro. Vai dentro, chiedi voti per andare dentro e provi a cambiarlo da dentro. Risultati pratici, dopo questi 20 anni, dal punto di vista delle riforme, poco, se non niente. È truccata la partita, non è da Roma che cambi, con le buone maniere, è da fuori. Roma sarà l'ultima a cedere. Adesso il nemico è su, è più bastardo, ci vorrebbe tutti uguali, tutti a mangiare le stesse cose, bere le stesse cose, ascoltare la stessa musica, leggere gli stessi libri, guardare lo stesso talent show, che più che talent show mi sembra rincoglionit show alla televisione, fare tutti le stesse cose. Ci vogliono uguali, omologati. Perché se sei uguale sei più controllabile. Se ti senti veneto, lombardo o piemontese, per me è più difficile controllarti. Se sei un consumatore che al massimo ha il diritto di scegliere la marca di pasta da andare a comprare al Carrefour, allora sei più facilmente controllabile. A noi non ce ne frega niente del Carrefour. Noi è contro questa gente che dobbiamo fare la guerra, smontandogli la costruzione pezzo per pezzo e riprendendo a essere un po' cattivi. A cosa servono le prefetture? A un cazzo. Smontiamogliele pezzo per pezzo le prefetture, mattone per mattone, costi di mantenuti, di parassiti, di nulla facenti e di nulla tenenti e di nulla volenti. Iniziamo a dare nomi e cognomi ai posti di occupazione di casa nostra. A cosa serve l'ufficio della Commissione Europea in Corso Magenta a Milano? A niente, chi lo paga? Noi. Andiamo a smontarglielo, portiamoci a casa una seggiola, una pianta, una scrivania, è roba nostra, ricominciamo a prenderci quello che è nostro. Iniziamo a portarcelo via e vediamo se saremo più testardi noi o più testardi delle forze dell'ordine a venire a prendersi le seggiole che abbiamo portato via. La gente torna a votare se vede segnali forti, concreti. In prima linea ci devono essere i dirigenti e quindi noi ci siamo, però se siamo compatti, se siete determinati, se siete consci che è la guerra finale, perché io lo vedo a Bruxelles, ci stanno togliendo l'agricoltura, ci stanno togliendo la possibilità di produrre carne, di produrre vino, di produrre riso, di produrre scarpe, di produrre mobili, di produrre microfoni, di produrre bandiere. Entro poco tempo avranno il perfetto rimbambito, avranno l'uomo di George Orwell, avranno il maiale della fattoria degli animali che sarà più maiale degli altri maiali, ma è maiale fra i maiali. Solo noi possiamo essere quel piccolo sassolino che fa saltare tutto. La storia insegna che a volte i piccoli sassolini vengono schiacciati, altre volte i piccoli sassolini fanno saltare quello che sembra un gigante. Io spero, a me piacerebbe che alle prossime elezioni europee dell'anno prossimo la Lega abbia il suo simbolo, ma non sia solo come Lega. A me piacerebbe vedere in piazza, vedere nelle urne il fronte del no, il fronte di quelli che sono contro il pensiero unico. E possono essere in Padania, ma possono essere in Sicilia, in Val d'Aosta, in Salento, tutti quelli che vogliono autonomia, lavoro, radici, tradizioni, identità, possono e devono seguire solo la Lega. Sta a noi essere abbastanza forti, orgogliosi e determinati per portarceli dietro, e questo ditelo oggi pomeriggio quando arriverà il segretario federale Roberto Maroni, anche governatore della Lombardia, se ci sarà da prendere per mano, non dico da strattonare, ma se ci sarà bisogno di dare qualche scrollone anche ai nostri amministratori, bonariamente e costruttivamente parlando,
a Zaia, a Maroni e a Cota, o lo scrollone viene da qua dentro, dai giovani padani, oppure non viene dal sistema. Se per abbassare le tasse alla nostra gente in Veneto, in Lombardia, in Piemonte bisognerà disubbidire, se per togliere i ticket sui farmaci bisognerà disubbidire, se per abbassare il bollo per le auto e per le motociclette bisognerà disubbidire, i nostri governatori dovranno essere pronti a disubbidire. E se al PDL non va bene, chi cazzo se ne frega. Si fa, punto. Si fa, punto. Si fa. Se ci siete dietro voi, vedete che anche i nostri sindaci e i nostri governatori la battaglia la fanno. Quindi grazie ragazzi per essere qua, grazie uno per uno alle vostre storie personali, al vostro impegno, alla vostra voglia di essere in battaglia. Se ci verranno a prendere uno per uno, li cacciamo fuori di casa a calci nel sedere, perché io non voglio sopravvivere, o vivo o muoio. In Padania non si tira a campare. Grazie, viva la Lega, viva i giovani padani che hanno la bontà di ascoltarmi nonostante i miei 40 anni, e andiamo a Bruxelles, andiamo a Roma a riprenderci quello che è nostro, e se a qualcuno non va bene scattano i calci nel culo e quel qualcuno torna da dove è venuto. Viva la Lega, viva Umberto Bossi e Roberto Maroni, viva Umberto Bossi e Roberto Maroni, e viva i giovani padani!